Buongiorno, buon lunedì a tutti ragazzi, buon lunedì a tutti e buon inizio settimana. Allora, la Juventus batte il Milan in una partita da cardiopalma, in una partita sprizzosa, una partita che non ci ha praticamente dato un secondo di pausa, date tutte le occasioni che ci sono state, incredibile. Io veramente non riuscivo neanche ad andare a prendermi un plum cake perché avevo fame, perché avevo paura di perdermi delle azioni salienti. E la Juventus alla fine vince con un euro gol da 40 metri sotto l'incrocio e una partita stupenda, finisce così. Tutto bello, un bel sogno ad occhi aperti, una partita di merda, una partita fra due squadre veramente, dire allo sbando è poco, cioè proprio lo specchio della mediocrità del campionato italiano si è palesato ieri sera a San Siro. Ora diamo l'alibi, vogliamo dare l'alibi che al Milan mancavano Magnan, Teo Hernandez, eccetera eccetera, la Juventus mancavano Chiesa, Vlahovic, Pogba, Danilo e chi più ne ha più ne metta, fate un po' come vi pare. Fatto sta che la partita nel primo tempo si gioca con il Milan un po' più, ma è inevitabile, padrone del campo, con palleggi, fraseggi anche un po' qualitativamente superiori, e la Juve che prova a ripartire, a volte diciamo anche con qualità, ma se andiamo a contare le occasioni, una occasione con Giroud, grande intervento di Szczęsny, e un'occasione con Moise Kean che davanti alla porta si divora praticamente un gol fatto. Quindi un'occasione pari, poi c'è l'espulsione di Ciao, netta, nettissima, inutile anche andare avanti a commentarla, fallo da ultimo uomo, Kean si gira benissimo, era involato verso la porta, cartellino rosso, lì la partita cambia, la Juve comincia a prendere possesso del campo pian piano e comunque il gol arriva con un autogol. Mi sembra di Krunic, un tiro di Locatelli da fuori area, deviato da Krunic. Krunic 1-0. Poi la partita, sì, la Juve ovviamente con un uomo in più schiaccia un po' il Milan sulla propria tre quarti, anche se il Milan non disdegna delle ripartenze pungenti con Leao. Cioè, una partita un po' sullo specchio della porta, non abbiamo fatto neanche un tiro, voglio dire, cioè. Voi mi dite meritata, meritata, grazie al cazzo, eravamo un uomo in più, ma io non vorrei soffermarmi sulla partita. Aspetta che mi stavo dimenticando. Entra il pallone d'oro serbo, Kean migliore in campo e quell'altra latrina lo tira giù, ma adesso ci arriviamo. Kean migliore in campo, anche se si è mangiato quel gol che secondo me abbassa un po' il voto, no? Entra il pippone, il pallone d'oro serbo, praticamente cosa fa? Dopo 5 minuti si trova su un tiro respinto una palla che Mirante, tra l'altro Mirante 40 anni, guardate che portierino, che ha fatto 2-3 interventi degni di nota, si trova la palla praticamente davanti alla porta che basta fare uno scavetto e lui cosa fa? Gliela ritira in faccia a Mirante, cioè dalla telecamera dietro vedi proprio la testa di Mirante, pum, che è la pallata che gli tira Vlahovic a un metro. Cioè questo è Vlahovic, ragazzi, un fenomeno. Vabbè dai, io non parlo più perché poi risulterei anche pesante questo pippone. Comunque la partita finisce, ci prendiamo i 3 punti, sempre importante vincere a San Siro, sempre importante battere il Milan. Ci teniamo i 3 punti e basta. Il resto è solita storia. Ma volevo soffermarmi che vi siete accorti che a un certo punto la latrina di merda comincia a dare in escandescenza.
si toglie la giacca, si toglie, si strappa cazzo la cravatta, sembrava Hulk, no, ma la voglio, sapete, io ho saputo perché. Ho saputo perché. Cioè non è che stare incazzato per i passaggi, no. Lui aveva scommesso l'1-0 e non voleva che la Juve si dava il 2, capito? Perché se voi se ci fate caso, si incazzava ogni volta la Juve arrivava vicino all'area del Milan e lui si incazzava, no, cazzo, il 2 no! Perché aveva scommesso l'1-0, capito? No, ovviamente ci dissociamo, stiamo scherzando, ovviamente era una battuta goliardica. Va bene, dai, la Juventus batte il Milan a San Siro 1-0, basta, non bisogna dire nient'altro, l'analisi della partita la faremo in maniera più dettagliata, magari nel tridente, ma non c'è da analizzare poi più di tanto, non c'è da analizzare più di tanto. Migliore in campo, secondo me, anche McKennie ha giocato un'ottima partita, ma la Juve, bene o male, poi nel secondo tempo, con un uomo in più, spazi in più, gestisci. Non è che c'è un migliore o un peggiore, diciamo che se devo trovare proprio il peggiore, dico Vlahovic, in 10 minuti che ha giocato, che si è mangiato un gol, ragazzi, incredibile. E basta, per il resto basta. Dai, iscrivetevi al canale, mi raccomando, lasciate un like, commentate, sarò ben lieto di rispondere. Ci vediamo oggi nel caffè col tridente, va bene, fino alla fine, forza Juventus, mi raccomando. Allegri si è incazzato per quel motivo lì, perché aveva scommesso sull'1-0 e lui non voleva che la Juve segnava il secondo. Lui si strappava le vesti. Ripeto, stiamo scherzando. Ciao ragazzi, buon lavoro e buon inizio settimana a tutti quanti. Ciao, un abbraccio.